Iniziamo oggi un cammino che ci porterà ad affrontare il tema degli otto vizi secondo la tradizione dell'Oriente cristiano. La parola vizio di per sé significa mancanza, difetto. Forse è meglio usare una parola più abituale. Vizio, virus. E virus significa ciò che rovina qualcosa di bello. Allora, di che bello si tratta quando parliamo dell'antropologia? Parliamo della creazione. Cioè Dio ha creato l'essere umano, uomo o donna, con una libertà, con una ricchezza di doni per essere felici nel bene e fecondi nell'amore. Per il resto è come se ci avesse detto: avanti, tutto è vostro. Paolo aggiungerà: tutto è vostro, ma voi siete di Cristo. Allora ecco che accanto a questa antropologia positiva c'è un secondo punto che bisogna considerare. Che cosa ha significato il peccato rispetto a questa creazione positiva da parte di Dio? Un autore russo, Bulgakov, dice che il peccato è una specie di catastrofe ontologica. Sembra una parola complicata, in realtà che cosa significa? Significa che l'essere umano con il peccato ha perso la bussola, l'orientamento, il senso, la misura. Il sistema che Dio ha creato, creando l'uomo, era perfetto. Ebbene, in questa perfezione, in questo sistema, si inserisce qualcosa che ne provoca la rovina. Ora, il virus, come sappiamo, non solo non fa funzionare il proprio sistema, ma si comunica, chiunque entra in contatto con te senza la tua volontà assume, prende questo difetto del sistema. Allora è interessante questo fatto perché si tratta di riconoscere che qualcosa non va, ma non basta, si tratta anche di sapere come fare per rimediare a questa cosa che non va. Ecco perché ci facciamo la domanda: ma chi conosce meglio l'antivirus? In un sistema di computer, per esempio. E la risposta ovvia sarebbe chi l'ha creato. Ecco perché all'interno di questa storia dei vizi troveremo che i migliori, quelli che meglio hanno saputo spiegare i vizi e anche proporre una via di salvezza, sono i santi. Ecco allora che i santi ci insegnano a vivere da salvati, già che, come sappiamo, non si tratta di ottenere la salvezza. Cristo ci ha liberati, ci ha salvati. Ma come vivere da salvati? Allora il santo insegna, il santo, il monaco, l'esperto della vita e dello spirito, insegna come vivere da salvato, cominciando da rendersi conto di dov'è il punto della nostra vita dove la salvezza non ci raggiunge. Allora, durante il IV e il V secolo, alcuni santi, proprio perché vivono nel deserto, fanno l'esperienza che nella profondità interiore deve avvenire questo processo di evangelizzazione. Il mondo è cambiato nel IV secolo, non c'è più la persecuzione esterna, però un santo come Antonio Abate si rende conto che rimane una persecuzione interiore, che l'evangelizzazione deve arrivare nel profondo del cuore, superare le paure, superare alcune fissazioni, avere la capacità di riconoscere gli spiriti, cioè ciò che ispira, affinché il cammino di salvezza possa essere una partecipazione dell'uomo. Allora i vizi entrano così nella tradizione della Chiesa a far parte di quella che si chiama lotta spirituale. Forse anche qui bisogna fare una piccola osservazione. Perché lotta? Perché c'è una lotta contro un nemico. Il nemico è la morte, il nemico è il peccato. Ma se si dice lotta, vuol dire che c'è la possibilità di vincere. E l'uomo è capace di vincere in questa lotta contro il peccato e con la morte. E perché si dice lotta spirituale? Perché è un'azione che si può fare soltanto nello spirito. Lotta spirituale significa: è lo spirito che in noi lotta e perciò può vincere, perché è lo spirito che è vita. Dunque la lotta in cui lo spirito vince.
noi seguiremo due grandi maestri, Evagrio Pontico 345-399 e Cassiano Romano 360-435. Uno scrive in greco, l'altro ha tradotto per noi in latino le stesse realtà. Allora, perché prenderemo questi due? Perché sono infatti quelli che hanno teorizzato una prassi dei vizi e degli antivirus, cioè delle virtù. Loro hanno sistemato questi vizi intorno al numero 8. Sarà interessante vedere che la tradizione latina avrà 7, secondo la tradizione di Gregorio Magno, ma noi in queste puntate ci occuperemo soprattutto di ciò che precede, cioè la tradizione greca. Allora, questi 8 vizi sono interessanti perché sono sistemati un po' così. 3 colpiscono di più l'ambito della vita materiale, 3 colpiscono di più l'ambito della vita psichica e 2 colpiscono di più l'ambito della vita spirituale. I 3 che colpiscono la fonte della vita sono il cibo, e quindi la gola, il sesso, che chiameremo lussuria, e i soldi, l'avarizia. 3 indicano piuttosto la perdita del senso della vita, non solo il disorientamento di fronte alla fonte della vita, ma anche al senso della vita, e cioè una relazione di morte con se stesso, la tristezza, con gli altri, l'ira, e con tutto, l'acidia, che sarebbe un'assenza totale di interesse per la vita. E poi ci sono 2 che indicano la perversione che accade ai più bravi. Tremendo dire questo. C'è una perversione del giudizio su se stesso, si chiama vanagloria. E c'è la perversione dei doni, Dio ci dà dei doni, ma questi doni diventano per noi motivo di glorificare se stesso, e si chiama la superbia. Allora, per concludere, diciamo che il cristiano riconosce i vizi, ma conosce il rimedio. Il cristiano, qual è lo specifico? Che conosce il rimedio ed è motivato non per conquistare il paradiso perduto. Questo è molto interessante. Il cristiano non vuole riconquistare il paradiso perduto, ma vuole custodire il paradiso che con Cristo gli è stato ridonato, cioè custodire il dono del battesimo, cioè la terra promessa della santità. Concludo con una frase di Evagrio, proprio in uno dei suoi scritti, dice: «Ritengo che sia necessario sottoporre alla tua attenzione la questione dei vizi opposti alle virtù con lo scopo di rimuovere le spine dei pensieri dalla terra pronta per la semina».